Oggi abbiamo messo in piedi questa iniziativa perché vogliamo accendere un faro rispetto alla situazione del lavoro nel Lazio. Qualche giorno fa sono stati esposti i dati dell'Istat che hanno parlato di una ripresa, però noi diciamo che non si può guardare il piccolo particolare non tenendo conto da dove veniamo. 8 anni di crisi devastante che ha fatto sì che perdessimo posti di lavoro, che perdessimo aziende e che soprattutto la Regione non ha dato una risposta convincente dal punto di vista di quello che è le politiche di rilancio dell'industria. Il problema sono le tante aziende in crisi, i licenziamenti, le richieste di mobilità e i pochi investimenti che vengono fatti. Si agisce sul lavoro immaginando che se il lavoro costa di meno no, si possono aumentare i posti, in realtà non è così, se non ci sono investimenti non si crea lavoro. Vogliamo provare a raccontare la crisi reale, la crisi vissuta rispetto a quella che viene raccontata da tante istituzioni, sia dal governo nazionale ma anche dalle istituzioni locali, perché viene raccontata una crisi che è diversa da quella che vivono le famiglie, perché quella che vivono le famiglie è fatta di tante aziende nel nostro territorio, sia della provincia di Roma ma delle altre province, di aziende chiuse, di aziende che hanno i lavoratori in cassa integrazione, è fatta di oltre 430.000 precari, è fatta di oltre 330.000 disoccupati, è fatta di oltre 200.000 giovani che non studiano e non lavorano e quindi è fatta di questi dati, per cui questa iniziativa serve a dire: non vi distraete, non accontentiamoci dello 0, qualcosa di ripresa, perché noi abbiamo perso nel Lazio oltre 5 punti di prodotto interno lordo dal 2009 ad oggi e quindi recuperare lo 0 e qualcosa è certamente importante, ma dobbiamo recuperare il 5% e poi torneremo a crescere.